Thank you, Sandro. I think that with the war in Ukraine, this awful tragedy, it's clear for everybody that the Conference on the Future of Europe needs to be concluded in a number of in-depth reforms for the Union. The war in Ukraine is not the first crisis of the Union. Now we got the financial crisis 10 years ago, we got the migration crisis after the war in Syria. By the way, it's the same Putin who was responsible for a lot of tragedies in Syria, who is now devastating Ukraine. Next to the migration crisis, the COVID crisis, pandemic, in which in the beginning we could not work together because based on the treaties, the European Union has no competence in health issues. And abbiamo due crisi geopolitiche. Noi siamo indeboliti perché ne usciamo indeboliti a causa delle istituzioni europee. Europee sono state e dal punto di vista decisionale. E quello che vedete, crisi, quello che vediamo ovviamente in queste crisi è lo stesso processo che si ripete. Una sorta di entità. Quindi l'Europa deve decidere per unanimità spesso, però vediamo anche che i piani attuativi vengono intrapresi troppo poco e troppo lentamente, e lo stesso vale per la crisi geopolitica in Ucraina. Ad esempio, avevamo detto nel 2019 e abbiamo ripetuto poi in tempi più recenti che dovevamo intraprendere delle sanzioni molto forti, in questo caso nei confronti di Putin, però vediamo che siamo soltanto in grado di attuare soltanto un piccolo pacchetto di sanzioni, e dopo qualche settimana il secondo pacchetto di sanzioni, dopo qualche settimana il terzo e poi il quarto, e ora ci troviamo forse al quinto pacchetto di sanzioni. E ciò detto, senza aver ottenuto il risultato sperato, perché sono misure incomplete, perché siamo probabilmente incapaci di decidere tra 27 paesi immediatamente che cosa debba essere fatto e decidere in merito all'attuazione di una serie di sanzioni su larga scala, ovvero privare Putin di ogni tipo di finanziamento. E non soltanto Putin, ma tutti gli oligarchi e i migliaia di funzionari russi che rappresentano la dorsale della Russia. Non siamo in grado di farlo, non siamo stati capaci di farlo. E che cosa succede? La guerra continua. Il primo pacchetto di sanzioni non è più attuato, sappiamo, dal punto di vista ucraino. Devo dire che stanno lottando con grande coraggio, stanno lottando per rivendicare il loro desiderio di appartenere all'Unione Europea, all'Europa, stanno lottando per l'anima europea, e noi non siamo in grado di supportarli in maniera sufficiente. Quindi una delle conclusioni di questa tragedia alla quale stiamo assistendo sarà la conclusione della conferenza sul futuro d'Europa, ovvero che dobbiamo appunto gestire le competenze dell'Unione Europea, perché altrimenti non riusciremo ad avere un ruolo decisivo in un mondo coeso, perché sarà, come dicevamo, un mondo di imperi e non più un mondo di stati-nazione. E dobbiamo optare per una riforma anche dal punto di vista della difesa dell'Unione Europea come parte della NATO. In questo caso è la NATO o l'Unione Europea, o l'Unione Europea contro la NATO, o la NATO e l'Unione Europea, capite? In questo caso dobbiamo
pensare che tutto ciò potrà rafforzare la NATO e anche la nostra capacità bellica. Spendiamo 240 miliardi in rafforzamento bellico, quindi quattro volte quanto spendono i russi, e non siamo in grado di fermarli. Non siamo in grado di fermarli. Perché? Perché non abbiamo una defense union, è duplicazione su duplicazione. Abbiamo più di 100 sistemi di equipaggiamenti bellici, negli Stati Uniti ne hanno forse 20, 25, quindi si parla di duplicazione. Non possiamo assolutamente continuare in questo modo. E l'aspetto positivo di oggi è che all'interno di questa conferenza i cittadini, 800 cittadini, hanno formulato le loro raccomandazioni per il futuro d'Europa e stanno affermando esattamente questo. Basta l'unanimità, basta, creiamo delle forze armate congiunte per l'Unione Europea per fare effettivamente qualcosa, per poter mettere al sicuro i nostri vicini di casa. E poi ci sono altre istanze, ovviamente, che hanno a che fare con la democrazia europea, che hanno a che fare con il transnazionalismo, eccetera, eccetera. Cambiare la nomenclatura delle istituzioni, perché Commissione europea andrebbe chiamato governo europeo. Quindi questa conferenza è una grande manovra, e in questo caso abbiamo riunito 800 cittadini affinché si potesse discutere in maniera coesa come procedere nel breve verso una convenzione che ci consenta di ripensare l'Unione Europea. E come Stéphane ha detto, dobbiamo essere autonomi, indipendenti in una serie di settori, quello digitale è uno di essi, il settore economico altrettanto, e ovviamente è un lavoro che dovrà essere attuato il giorno dopo il termine della conferenza sul futuro dell'Europa. Dobbiamo effettuare delle riforme anche dal punto di vista istituzionale e ovviamente cercare la partecipazione piena e completa dei cittadini che ci stanno chiedendo di fare tutto ciò. Grazie Sandro. Grazie molto per